Niloufar nuova tronista di Uomini e Donne, età, altezza, origini, studi. Niloufar Haddati, età, altezza, origini e studi della nuova tronista di Uomini e Donne. Niloufar Haddati è la nuova tronista di Uomini e Donne. Dopo l'esperienza come corteggiatrice di Mattia Marciano, Maria De Filippi e la redazione del programma hanno deciso di farla salire sul trono. Niloufar è nata il 6 aprile del 1998 a Napoli, città che lei stessa definisce come la più bella del mondo. Ha 19 anni, è alta 170 cm e pesa 50 kg. Il suo nome significa ninfea in persiano, infatti, sua mamma è dell'Iran, mentre suo papà è napoletano. L'unico motivo per cui soffre è quello di essere figlia unica. Proprio per questo, un giorno vuole una famiglia numerosissima, una squadra di calcio in giro per casa. Tuttavia, sua mamma ha quattro sorelle, che per lei sono amiche, sposate tutte con napoletani, e ogni volta che si riuniscono sono in metà di mille. Dopo essersi diplomata al liceo scientifico Mercalli, ha deciso di intraprendere gli studi all'università, alla facoltà di scienze della comunicazione. Il suo sogno è diventare una giornalista enogastronomica. Come tutte le ragazze della sua età, Haddati passa le sue giornate tra università e uscite con le amiche. Ama molto pure stare a casa con la sua famiglia, che per lei è la cosa più importante. I suoi genitori non le hanno mai fatto mancare nulla, ma allo stesso tempo le hanno insegnato il valore di ciò che ha, dato che sa con quanta fatica le hanno ottenute. Uno dei momenti più brutti della sua vita riguarda i suoi 11 anni, quando sua mamma è stata ricoverata in ospedale per un tumore all'utero e suo papà le ha chiesto di sposarla per paura di perderla. Stessa paura di Niloufar, che non dimenticherà mai anche se era piccola. Ed è talmente legata alla sua famiglia che ha deciso di tatuarsi sul braccio destro proprio questa parola nella lingua d'origini della madre. Niloufar Haddati nuova tronista di Uomini e Donne, tutto sulla sua vita. La nuova tronista si descrive come una persona semplice, curiosa, esuberante con tanti sogni nel cassetto. Adora parlare, raccontarsi e confrontarsi con gli altri, al contrario odia chi non lo sa fare. Inoltre, adora cucinare dolci e mangiare sushi. Le piace andare al cinema, il suo film preferito è Il Diavolo Veste Prada e le sue cantanti preferite sono Emma, L'Amoroso e Miley Cyrus. Con gli uomini non è molto fortunata perché di solito scappano per il suo carattere molto forte. Quando si innamora, però, è dolce e affettuosa. Niloufar tende a fidarsi subito e in passato si è fatta mancare di rispetto. A Uomini e Donne, molto voluta dai telespettatori, cerca un ragazzo maturo, che si prenda cura di lei, la rispetti, la faccia ridere, abbia pazienza e voglia condividere tutto con lei.